200 morti improvvise in soli due mesi, reazioni avverse al vaccino, la denuncia di Franco Corbelli del Movimento Diritti Civili che parla di strage continua e silenziosa, chiesta la sospensione delle vaccinazioni per chi ha meno di 40 anni. Il deputato Francesco Sapia deposita una interrogazione parlamentare per chiedere al ministro della Salute Speranza di intervenire immediatamente. Secondo uno studio tedesco sulle autopsie di persone vaccinate poco prima di morire, 5 decessi su 10 sarebbero da ricondurre al vaccino. Domani nelle Marche inizia la stagione balneare, decadono le regole anti-Covid, il distanziamento tra gli ombrelloni e ritornano fruibili le spiagge libere. Primo maggio però a rischio pioggia. Domenica, come tante altre, dato che sono in maternità, comunque al mare, in spiaggia, sperando in una bella giornata. Giacomo Grandicelli, il nuovo presidente della Proloco di Fano, subentra Massimo Macorri, guiderà l'associazione per i prossimi 4 anni. Proiettato al cinema Il commissario Moretta, la pellicola del regista Secchiaroli, commozione in sala durante il ricordo di Luca Longarini, l'attore principale protagonista del film recentemente scomparso. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Un cordiale saluto. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV. Questa è Occhio alla notizia sul canale 19. Avete visto il sommario. In primo piano questa sera abbiamo deciso di mettere l'appello del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che denuncia decine di morti improvvise legate al vaccino anti-Covid, una tragedia quotidiana che sta colpendo soprattutto i giovani sani e negativi al coronavirus. Il servizio è di Simona Zonghetti. È una strage silenziosa di decessi improvvisi e il governo continua a non fare nulla e a non spiegare le ragioni di questa serie impressionante di morti, forse legate ai vaccini. Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, ha denunciato su La Verità quella che ha definito una tragedia che va fermata e il prima possibile. Solo dal 16 al 20 aprile, ha dichiarato Corbelli al quotidiano, si sono registrati oltre 40 decessi fulminei e in 60 giorni si contano più di 200 vittime, tanti altri sono stati salvati grazie ai defibrillatori. Quotidianamente noi apprendiamo ogni giorno di decessi per malori improvvisi, ma di persone giovani, voglio dire, parliamo di adolescenti, ventenne, trentenne, quarantenne, anche qualche cinquantenne, sessantenne, ma soprattutto giovani, persone sane, giovani e che non risultano affetti da virus del Covid. Quindi io sto continuando a chiedere, ci spiegate perché? Perché queste persone muoiono all'improvviso, in perfetta salute? Ecco, persone che erano state vaccinate? Sì, sono vaccinate perché, voglio dire, questo riusciamo ad averlo come certezza per un semplice fatto, essendoci un obbligo. Facciamo l'esempio di quella sfortunata ragazza, figlia del vicepresidente della provincia di Mantova, 26 anni, morta 2 giorni fa, che era da poche ore rientrato dalla palestra, stava facendo la doccia, non usciva più dal bagno, sono entrati i due fratelli e l'hanno trovata purtroppo morta a seguito di un malore. Allora, questa ragazza che frequentava la palestra doveva necessariamente essere vaccinata, perché altrimenti, come lei mi può benissimo confermare, non poteva accedere a una palestra. Certo. Gli insegnanti che stanno morendo, militari, carabinieri, poliziotti, se non, voglio dire, nelle condizioni di completa vaccinazione, erano fuori dall'ambito lavorativo per quell'ingiusto, ed uso un eufemismo, provvedimento, atto del Super Green Pass. Perché noi abbiamo questa certezza. Poi in alcuni casi vengono proprio descritte la situazione anche da un punto di vista clinico della persona scomparsa. Cioè, voglio dire, perché si muore? E allora, se è così, io la domanda che pongo, ci potete escludere che non ci sia una correlazione con la vaccinazione? Io, in maniera corretta, responsabile, in tutti questi mesi, perché per la verità io ho iniziato un anno fa, dopo i primi casi a seguito dell'AstraZeneca, a fare queste denunce. Ecco, lei però per questo ha chiesto l'immediata sospensione della vaccinazione almeno per gli under 40.
almeno per gli under 40, se noi, voglio dire, se facciamo sempre questo famoso confronto fra rischi e benefici, e visto che il 99,9% anzi addirittura, come dicono alcuni esperti, sotto questa età non corre rischi di un'eventuale infezione, ma che corre molti, molti rischi a seguito di una vaccinazione per quelle che possono essere complicanze cardiache, miocardite, pericardite, insomma l'infiammazione del muscolo cardiaco, per semplificare. Allora, perché noi dobbiamo sottoporre a questo rischio e perché continuano a morire? Io ripeto, responsabilmente, non ho fatto nessuna ipotesi, nessuna correlazione, ma pongo delle domande, e sono mesi che lo sto facendo, sono andato in televisione a gridare, sono stato aggredito, insultato, ma siamo impazziti? Quando si paventava l'ipotesi dei bambini, voglio dire, e lì nelle mie partecipazioni ho detto, ma voi siete, avete perso la testa. Ed eravamo a settembre-ottobre, poi si è arrivati addirittura all'obbligo di dicembre, sono ritornato in televisione su Rete 4 a dire guarda che stanno succedendo queste stragi, e facevo nome e cognome delle persone che hanno perso la vita. E dicevo, se queste persone giovanissime, ripeto ancora una volta, sono morte, c'è un motivo, gli scienziati, gli esperti, noi non abbiamo competenze, ma ce lo spiegano il perché, perché il confronto rispetto agli anni in cui non c'era la vaccinazione, non c'è confronto, è un numero proprio esiguo quello degli anni precedenti rispetto a quello attuale, e soprattutto non si moriva così giovane, erano casi rarissimi, perché siamo andati a verificare un po', a confrontare questi dati. E allora questa è credo la vera emergenza in questo paese. Ecco, un altro problema riguarda invece la mancata pubblicazione nei bollettini Covid dei dettagli sui decessi, anche qui lei ha chiesto più volte maggiore chiarezza. Esattamente, maggiore chiarezza, cioè, ho detto ci dite se almeno uno di questi 150 mediamente morti ogni giorno di Covid, se ce n'è uno, ho sottolineato uno solo, che sia un giovane. Ecco, ci potete dare notizie di questo? O sono tutte persone, e questo è sempre un motivo di sofferenza naturalmente, dicevo, o sono tutte persone anziane, come ha detto Crisanti, ultra-ottantenne, con altre patologie. Perché se noi avessimo questa risposta, spiegherebbe tante cose, non crede? Allora, queste le dichiarazioni di Franco Corbelli. Allora, c'è un deputato che ha interrogato il ministro della Salute Speranza per sapere appunto un po' come stanno le cose. Il deputato è Francesco Sapia e che è collegato in diretta con noi. Buonasera, onorevole. Allora, se attiva il microfono così la sentiamo. Buonasera. Ecco, benissimo. Buonasera, direttore. Molto bene, sì. Molto bene. Allora, Sapia, lei ha visto il servizio e le parole di Corbelli, che tra l'altro le sono state, come dire, le hanno dato lo spunto per fare questa interrogazione, perché tutto parte da questa che è stata definita, chiamata la strage di Pasqua, cioè nella settimana delle festività pasquali 40 decessi di giovani improvvisamente che hanno messo in allarme Corbelli, ma anche lei. Lei ha depositato un'interrogazione, ci spiega a che punto è? Sì, direttore, ho depositato questa interrogazione quando ho letto sul quotidiano La Verità questa azione di Corbelli in cui denunciava queste morti improvvise, 40 ma 200 nel lungo periodo. Io credo che il governo debba fare chiarezza, ed è proprio il governo che manca di chiarezza sui vaccini anti-Covid. E le informazioni che il governo molte volte dà sono state sempre frammentate o cangianti e perfino contraddittorie. Basta pensare a cosa ha fatto su AstraZeneca, dove ha cambiato ben 8 volte parere. E io credo che l'utilizzo di questi preparati sperimentali, direttore, è stato caratterizzato da un atteggiamento dogmatico e dalla repulsione del dubbio. Se uno minimamente prova a fare una domanda, viene additato come Novax, come complottista. Io parlo da persona che ha fatto 2 vaccini, che ha avuto il Covid, che ha avuto la polmonite, che però poi ha rifiutato di fare altri vaccini, visto e considerato che io nella fase
virale, sono stato malissimo, ho avuto anche fame d'aria e non mi fido perché poi sono tante, tantissime i casi di correlazione che si hanno con i vaccini, specialmente quelli a mRNA. E quindi, caro direttore, io sono alla ricerca della verità. Su quali sono i rischi, su quali sono i benefici, che cosa può determinare nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo. E come va a modificarsi il sistema immunitario? Io credo che il ministro Speranza, con il suo staff, debba dare delle risposte. Non può trincerarsi dietro il mutismo di Portici. Il ministro Speranza deve dare risposte perché sono tante, molte le mamme, i genitori di figli morti o di figli che sono rimasti offesi perché magari hanno scoperto che la troponina era oltre i 3.000, quando invece il valore deve essere intorno a 20, se non sbaglio. Ma quello che noi vogliamo capire, c'è correlazione fra le problematiche cardiovascolari e altri danni alla salute con i vaccini? Del resto io credo che ci debba essere libera scelta sui vaccini, ma soltanto quando è ben chiaro il quadro dei rischi-benefici. Non possiamo essere obbligati a vaccinarsi senza sapere quali siano i rischi o i benefici, anche perché ormai ci sono vaccini inutili visto le mutazioni del coronavirus. Direttore, sono state Onorevole, fatte inoculate sì, no, tantissime dica, dica. dosi, ma al momento non è cambiato nulla. Senta, onorevole, una battuta solo perché siamo dentro il telegiornale, non abbiamo molto tempo, anche se sarebbe interessante continuare l'argomento, soprattutto perché lei rappresenta il popolo, ma a questo Un'altra punto notizia, dica. direttore. Ho fatto un'altra interrogazione per vedere se c'è correlazione, o nessi di casualità o con casualità. E ho richiesto le cartelle cliniche vaccinali dei soggetti purtroppo morti improvvisamente. L'italiano ha il diritto di sapere, ha il diritto di sapere qual è la verità, anche se dire la verità in questo momento, caro direttore, è molto difficile, sia sulla pandemia, sia sulla guerra. Il problema è che anche se lei avesse la verità in tasca, il problema è chi poi la diffonde questa verità, trovare qualcuno che sia disposto a diffonderla. Il problema è anche questo. Ma ripeto, non abbiamo tempo per occuparci anche del Ultima problema battuta, direttore. dell'informazione. Esatto. A me fa piacere che lei mi abbia invitato al suo telegiornale perché evidentemente è una persona libera, non fa parte di quella stampa prezzolata che odia il dissenso e che cerca in tutti i modi di contrastarlo. A me fa molto piacere essere qui con lei questa sera, direttore. Sono a sua completa disposizione per informare i cittadini e dire la verità. Bene, ci risentiremo prossimamente. Grazie, buon lavoro dunque all'onorevole Francesco Buonasera, buonasera. Sapia. Dal 1° di maggio, mascherine raccomandate ai fedeli durante la messa, lo si legge in una nota inviata dalla CEI ai vescovi italiani. Niente Green Pass invece per le attività organizzate dalle parrocchie e per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte degli stessi lavoratori e dei volontari che collaborano. Il Ministero della Salute ha eliminato l'obbligo di distanziamento di 10 metri quadrati tra gli ombrelloni in spiaggia, ma per garantire la sicurezza dei bagnanti, nelle Marche sono state approvate le nuove linee guida per la gestione del Covid negli stabilimenti balneari. Infatti, per favorire il distanziamento tra le persone, la Regione dà la possibilità ai comuni di assegnare ai titolari di bar, ristoranti e stabilimenti sia le fasce di spiaggia libera, non più lunghe di 25 metri, contenute tra due concessioni demaniali, sia quelle confinanti con una singola concessione per una lunghezza massima di 12 metri. E restando in spiaggia, sempre nella nostra regione, la stagione balneare praticamente partirà domani con
un po' di maltempo, perché insomma tra domani e il primo di maggio, stando alle previsioni, potrebbe esserci un po' di pioggia. E in vista anche della festa dei lavoratori, il primo di maggio, abbiamo chiesto a fanesi, pesaresi e anche un po' di turisti che già sono qui dalle nostre parti, che cosa faranno in questo prossimo fine settimana. Domenica 1 maggio avete qualcosa in programma? In realtà non abbiamo pianificato niente di che. Io con la mia famiglia avremo da fare un battesimo, devo fare il padrino, quindi sarà una festa in famiglia. Dove sei, di Fano? No, sono di Perugia, sono qui oggi per lavoro. Quindi quanti giorni starai qua? Ma in realtà appena finito l'aperitivo e il pranzo ripartiremo e ritorneremo verso Perugia, che sono lì. Piace Fano, l'avete visitata altre volte o è la prima volta che venite? È la prima volta che vengo, ma è molto molto carina, poi con questo clima è più che piacevole passeggiare, quindi credo che tornerò anche a visitarla. Pensavamo di andare o in un parco oppure andare al mare con gli amici, mangiare o pranzo al sacco o prendere un fast food. Qui a Fano oppure fuori? Sì, qua a Fano. Ancora niente, però tanto qualcosa facciamo all'ultimo minuto, come sempre. Gli amici, si sta pensando? Sì, dai, un pomeriggio insieme qualcosa. Tanto. Qui a Fano o fuori? Penso a Fano. Ancora tutto da decidere. No, io credo che sarò a casa. Ah, quindi proprio deciso tu? Sì, come sempre in realtà. Vabbè, quindi nulla di nuovo, nulla di particolare. Uscirò con dei miei amici, dipende. Qui a Fano rimarrete o comunque fuori? No, qui Fano. Allora, io sarò sull'aereo perché studio all'estero, in Romania, quindi in realtà niente di che. Una domenica come tante altre, dato che sono in maternità, comunque al mare, in spiaggia, sperando in una bella giornata. Io sarò con i bambini, con la famiglia. Niente gita fuori porta classica, rimarrete a Pesaro? Ancora non lo so. Però penso che andremo verso Forlì, quelle parti lì. Il primo maggio si lavora, c'è un'attività. Lavora a festa dei lavoratori. Purtroppo c'è anche chi deve lavorare, perché sicuramente c'è. Io faccio parte del settore hospitality, quindi lavoro nel settore ristorativo, di conseguenza è una giornata importante per quanto riguarda il settore, di conseguenza si lavora. Vengono degli amici a trovarci, per cui andremo a Gradara e gli faremo vedere un po' i dintorni di Pesaro e mostrargli questa zona. Quest'anno noi con mia famiglia non facciamo niente perché in Ucraina adesso sta succedendo la guerra, ancora continua. Noi siamo dall'Ucraina, mio marito è italiano e noi aiutiamo adesso tutto che possiamo fare, tutto facciamo da parte nostra e adesso niente festa per noi. Per il momento studio perché devo fare l'esame di quinta e quindi molto studio, liceo scientifico. Scuola. Quindi hai da fare? Insomma. Sì, per il momento sì. Quindi al massimo una passeggiatina pomeriggio? Sì, magari una passeggiatina al pomeriggio. Se lo studio lo permette, sì. Io penso una grigliata al forno. Sì, al forno. Se usciamo, usciamo noi quattro, sempre in compagnia, oppure non lo so, dite voi. Dove andate se uscite voi quattro? Le nostre zone sono Fano o Bellocchi. Magari mangerete da qualche parte al giorno oppure solo il pomeriggio? No, piadina, noi mangiamo o piadina o kebab. Passeggiatina per il mare? Oddio, anche. Sì. Probabile. Il Tribunale di Pesaro è stato il primo in Italia ad aver assegnato il cognome materno al figlio dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che sancisce la possibilità del doppio cognome. Con un provvedimento depositato oggi, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci per la madre di un minorenne che chiedeva il riconoscimento anche del suo cognome nonostante l'opposizione del padre. Ci spostiamo nel comune di Cartoceto, dove, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove proseguono i lavori di asfaltature e di messa in sicurezza di alcune banchine, dalle rampe di via Circonvallazione Kennedy e di quelle di via Casello. Nel prossimo mese, così come al termine dell'estate, partiranno altri interventi in diverse strade della città. L'elenco completo di queste vie interessate, naturalmente non c'è Cartoceto il comune, ma poi c'è anche Lucrezia, insomma. Tutto l'elenco completo, per chi fosse interessato, lo potete trovare e leggere sul nostro sito occhioalanotizia.it.
Giacomo Grandicelli è il nuovo presidente della Proloco di Fano. Subentra a Massimo Macor e guiderà l'associazione per i prossimi 4 anni. Si è tenuta mercoledì scorso la prima riunione del neoeletto consiglio direttivo della Proloco di Fano, che rimarrà in carica fino al 2026. Giacomo Grandicelli, ragioniere 46enne già noto nel mondo dell'associazionismo, è stato eletto presidente, prende il posto di Massimo Macor. Abbiamo eletto il nuovo consiglio direttivo, io purtroppo per mie questioni personali e anche lavorative mi vedo costretto a lasciare perché non ho più il tempo da poter dedicare a un'associazione che merita una certa visibilità, cosa che io non potevo più dare. Sono stati 2 anni importanti, naturalmente, che mi hanno anche formato, perché io venivo da una piccola associazione di quartiere, ero consigliere e sono tuttora consigliere della Viviamo Centinarola. È stata un'esperienza importante che Gino e tutto il consiglio hanno voluto regalarmi, e quindi io per onestà devo dire che non ho più il tempo da dedicare come potevo fare prima. In ogni caso rimarrà all'interno dell'associazione. Quali sono le altre novità? Le altre novità sono che l'associazione naturalmente si è iscritta, è diventata un ente del terzo settore. È una piccola variazione, ma diciamo si chiama Proloco Fano. Fanno Fortune, APS, Associazione di Promozione Sociale con Personalità Giuridica. Abbiamo voluto fare questo passo di creare la personalità giuridica all'associazione anche per sgravare un attimino dalle responsabilità il presidente in primis e anche tutto il consiglio direttivo. Tra le altre novità, l'ingresso nel direttivo di 3 consiglieri, Livio Mencarelli del Circolo Albatros, il presidente del Vespa Club Flavio Pizzichelli e il vicepresidente dell'ente carnevalesca Luca Caldarelli. Subentrano a Sabatinelli, Casise e Luca Fabbri, quest'ultimo tra i fondatori della Proloco nel 2013. Un rinnovo nel segno della continuità, come ha precisato Macor, visto che 12 consiglieri su 15 previsti per statuto sono stati confermati. Giacomo, da vicepresidente a presidente, come ha accolto questa nomina e quali sono i suoi progetti? Mi sono messo in gioco, quindi la cosa sicuramente è emozionante, perché anche se come vicepresidente chiaramente conosco molto bene la realtà della Proloco e tutti gli eventi che vengono fatti e che sono stati fatti in passato, però chiaramente e che verranno fatti anche in futuro. E però, in linea di massima, un conto da vicepresidente, un conto da presidente, dove ci sono da fare delle scelte importanti e quindi anche valutare di per sé un po' tutto quello che c'è da fare. Gli obiettivi, innanzitutto, visto e considerato che sembra che il periodo di pandemia stia finalmente scemando, e l'obiettivo è quello comunque di riprendere gli eventi più importanti che sono stati fatti o organizzati dalla Proloco. Tra questi la Fano dei Cesari, in programma nel mese di luglio, per la quale sono ancora da definire le modalità di svolgimento, in giro per Fano ad agosto e poi gli eventi legati al Natale. Approfitto a questo punto anche per fare gli auguri al tutto il nuovo consiglio, in particolar modo alle nuove cariche sociali che sono l'Anna Maria Montefusco come vicepresidente, abbiamo Massimo Macor che rimane comunque nell'organico come segretario e Gino Bartolucci come tesoriere. A Fano ieri sera è stato proiettato il primo episodio del commissario Moretta, una serie realizzata dal regista Harry Secchiaroli. Commozione ovviamente durante la proiezione, ma anche durante la presentazione di questa serie, perché a un certo punto è stato ricordato l'attore principale, Luca Longarini, che è recentemente scomparso. Filippo Pucci. Nel rinnovato Masetti Cinema di Fano sono state proiettate nella serata di ieri le prime 2 puntate pilota dell'attesissimo Commissario Moretta, la prima serie crime girata nelle Marche. Commissario Moretta, commissario. Abbiamo cercato dappertutto. Cos'è successo? La proiezione è stata fin da subito dedicata alla recente scomparsa di Luca Longarini, ovvero il personaggio principale di questa serie, che lo vedeva commissario a Roma per poi essere trasferito al comando di polizia di Fano. Altra protagonista presente alla serata, l'iconica Alfa Romeo Giulia, che nella serie accompagna Moretta nelle varie scene del delitto. Una giornata toccante e sentita, l'ha definita così
un emozionato Henry Secchiaroli. Luca, gli volevamo un gran bene, quindi nel set era uno di noi, un fratello quasi, quindi ed impersonava benissimo il personaggio del commissario Moretta, tanto che quando abbiamo iniziato gli sbancati abbiamo visto tante cassette, abbiamo visto tante cose e c'era la sua figura che interpretava proprio un ispettore di polizia, quindi da quella volta io mi sono messo nella testa che l'ispettore avrei fatto una serie, l'ispettore lo doveva, come dire, impersonare lui. Brevemente, di che cosa parla questa serie? La storia gira intorno a degli omicidi che chiaramente vogliono far passare per suicidi, quindi l'ispettore Moretta si troverà al bivio quando ci sarà il proprio capo che gli sta sopra e gli dice: guarda, stai andando nella direzione sbagliata, e quindi lui invece si mette in testa che questi sono degli omicidi e quindi porterà avanti questa vicenda in maniera molto decisa. Buongiorno. Se per lei è un buongiorno, con un morto sparato a terra non oso chiedere come siano le sue brutte giornate. La serie, ambientata nel nostro territorio, ha toccato i comuni di Fano, Cartoceto e Fossombrone, mentre il cast è formato da alcuni personaggi nuovi, mentre altri noti nelle pellicole di Ego. Non si è ammazzato. Lo so, signora, però siamo solo in due a pensarlo. A chi chiede come evolverà la storia senza il nostro protagonista, ha detto Secchiaroli, noi rispondiamo: continuate a seguirci e lo vedrete presto. Intanto, per chi non ha potuto vedere questa anteprima, il regista annuncia che le prossime proiezioni saranno il 7 e 8 maggio, prenotando il biglietto sul sito del Masetti Cinema. Chi verrà a vedere la puntata resterà un pochino a bocca asciutta perché è una puntata pilota. Poi a settembre riprenderemo le riprese per finire le 6 puntate previste per chiudere il... Poi a gennaio dovremmo mandarla in onda. La serie del commissario Moretta è stata realizzata col contributo del comune di Fano e della regione Marche, quindi è importante che le istituzioni siano vicine. L'intero incasso della serata è stato devoluto per l'acquisto di 3 defibrillatori da installare in alcuni punti del centro città di Fano, come il Pincio, Piazza 20 Settembre e via Cavour. Commissario? Come passo io adesso qui? Me la tolgo? Grazie come sempre ai nostri sostenitori Maurizio Angelini, Maria Letizia Fanesi, Maurizio Orazzi e Marina Lillini. Grazie a tutti. Lunedì riparte Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri, l'appuntamento è per le ore 21 in diretta subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia. Allora vi ricordo naturalmente l'augurio di un buon primo maggio a tutti voi telespettatori, vi ricordo però che la rassegna stampa invece non andrà in onda il 2 mattina ma ritornerà il 3 maggio come sempre puntuale in diretta alle ore 7. Grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.